Ogni giorno non manca mai una bella bombetta. Scusate se mi vedete un po' così malino. Ripeto, una bombetta non manca mai, ogni giorno. Jack Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ovviamente si era svincolato dal Milan e ora è un nuovo giocatore della Fiorentina. Da circa un mesetto che si parla di Jack Bonaventura che va alla Fiorentina. E alla fine la Fiorentina ci è riuscita. Ieri è arrivato a Firenze, buon centrocampista, molto molto buon centrocampista. Giocava con il Milan, allora giocava con il Milan, prima non so, prima del Milan precisamente non so con che squadra giocava. Però dopo so che si è svincolato dal Milan e dopo è andato. E ora, e ieri, è stata l'ufficialità che è un nuovo calciatore della Fiorentina. Vedremo come è diventato, perché da un anno credo che non gioca a calcio. Vedremo se è più forte di quando giocava col Milan, un po' più scarso. Vedremo. E scrivete qua sotto nei commenti se lo conoscete oppure no. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete ancora fatto, e andate a vedere il video dei palleggi, arriviamo a 15 like e farò 24 ore, cioè mangio per 24 ore le cose che mangia Cristiano Ronaldo. Quindi scrivete qua sotto anche nei commenti se questa challenge, queste 24 ore vi piacerà. Però dovrò editarla, ovviamente ancora non l'ho fatto. Quindi vedremo se la Fiorentina lo metterà subito titolare. 30 anni ce l'ha tutti, ragazzi. 30 anni ce l'ha tutti, niente. Ora vedremo. Poi FIFA 21 una cosa, ragazzi. Vi dico solo una cosa di FIFA 21, anzi, una cosa. Allora, c'è una cosa però su tre cose, capite che servono? Il primo FIFA costa normale, è normale con la Serie A e la Serie B. Il secondo costa più del primo, c'è però il VAR. Però quello da 100 euro invece c'è il VAR e la Serie C, quindi se volete comprare quello da 100 euro vi consiglio, se tipo di fate la terna, così è ancora più divertente, tipo un tifoso tifa una squadra di Serie C e così è ancora più contento che ci sta anche la sua squadra, tra cui anche io ovviamente, Fernana. Iscrivetevi a Nick trattino trattino Frank, però Nick con la K finale e Frank con la K finale, dove porteremo sempre contenuti cioè, di videogiochi ovviamente. Ora vedremo come sarà su FIFA anche, vedremo come sarà Bonaventura su FIFA, se è un po' calato di overall oppure anche avanzato di overall. Quindi vedremo. Vedremo quando la Fiorentina giocherà contro il Milan, come giocherà Bonaventura, se a parte se lo metterà a titolare. Vedremo se segnerà, se esulta. Certe volte io dico esulta così con l'accento senza che io mi accorgo. Alla Fiorentina c'è anche un altro ex del Milan, Cutrone, però che quando Cutrone ha segnato contro il Milan non ha fatto, cioè ha esultato. Ora dobbiamo vedere Bonaventura cosa farà, se esulterà, se segnerà, esulterà. Oppure farà il gesto quello lì dell'ex così. Road to 300 iscritti. Se
sarò molto, cioè, quando arriverà a 30, 300 iscritti, però ci metterò un po' perché a 267 ci sono stato proprio tanto, 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 tanto. Sono rimasto lì fermo per un bel po'. Visitate tutto il mio canale e se questa serie è solo di calcio vi piace oppure no, scrivete sotto nei commenti. E ripeto, andate a vedere il video dei palleggi. E scrivete anche perché non avete quasi scritto nessuno. Se sono stato bravo, l'ho scritto anche là sotto. Quindi ragazzi, io vi volevo dire solo che Bonaventura è il nuovo giocatore della Fiorentina. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Bombardate di like, andate a vedere il video dei palleggi e scrivete nei commenti se... no, sì, ragazzi, certe volte mi sbaglio sempre così. E 15 like lì su quel video per la 24 ore che mangio, cose che mangia in 24 ore il Ronaldo. Scusate che sui video io non mi spiego tanto bene, ma perché certe volte non trovo i termini giusti per parlare, quindi ho poche cose da dire, quindi scusate se alcuni video vengono un po' maluccio. Quindi ragazzi, il video può finire qui, io vi do un appuntamento ad un nuovissimo video. Bella ragazzi!